Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. Come ogni anno, settembre e ottobre vogliono dire feste del paese. E come ogni anno, la tradizione vuole si prepara una torta che ha un sacco di nomi. C'è chi la chiama torta di latte, torta paciarella, torta nera, torta paesana. Insomma, un sacco di nomi diversi, tutti ad indicare lo stesso dolce. Oddio, lo stesso dolce proprio non è vero, perché è talmente radicata e antica questa ricetta che non soltanto da paese a paese, ma persino da famiglia a famiglia risulta diversa e ognuno ha il suo modo di prepararla. Oggi vi faccio vedere il mio. È una torta molto semplice, in origine una torta povera, quindi una torta adatta a tutti. Ovviamente col tempo si sono aggiunti ingredienti piuttosto raffinati, però è sicuramente alla portata di tutti. Per prima cosa mettiamo a mollo il pane secco nel latte intero. Lo facciamo ammorbidire bene, lo schiacciamo bene con le mani. Inseriamo poi lo zucchero, il cacao, gli amaretti e un uovo. Schiacciamo bene tutti questi ingredienti con le mani, amalgamandoli il più possibile. Copriamo poi con la pellicola e facciamo riposare in frigorifero almeno un'oretta. Fondamentalmente è una torta molto semplice da fare. Non bisogna fare impasti particolari o lavorazioni particolari, basterà attendere che il latte assorba bene tutti gli ingredienti, o meglio quasi tutti gli ingredienti, perché ce ne sono ancora due che metteremo dopo, e il gioco sarà fatto. Attenzione però a dare per scontato e a giudicare banale questo tipo di torta, perché non lo è affatto. Provate a pensare a quanti tipi di torta paesana i lombardi hanno assaggiato negli anni. C'è chi la fa più asciutta, c'è chi la fa più morbida, c'è chi la fa più alta, c'è chi la fa più bassa, c'è chi mette il cedro, chi non lo mette, chi mette un po' di anice, chi non lo mette. Insomma, davvero talmente tanti tipi che sicuramente verrete giudicati dalla torta che farete. Passato il tempo necessario per far sì che gli ingredienti abbiano assorbito bene bene il latte, con l'aiuto di una frusta rompiamo grossolanamente l'impasto. Aggiungiamo quindi l'uvetta e diamo una veloce mescolata. Quindi aggiungiamo all'impasto 3/4 di pinoli, l'altro quarto ci servirà per decorare la torta in superficie. Una volta inseriti gli ultimi due ingredienti, non ci resta che cuocere la nostra torta. La cuoceremo a 200 gradi per circa 10 minuti e poi abbasseremo il forno a 170 gradi per circa 40 minuti. Poi ovviamente dipende anche da quanto farete alta la torta, quello è una questione del vostro gusto personale e di quanto soprattutto la volete lasciare umida all'interno. Quindi ora non ci resta che mettere nello stampo il nostro impasto, carta da forno sul fondo, e se non avete la carta da forno anche da mettere sui bordi dello stampo, utilizzate prima il burro e poi dopo il pan grattato. Ed ecco qua la mia versione della torta paesana, una torta semplice, rustica, simbolo della tradizione lombarda. Come al solito qui sotto in descrizione troverete la ricetta per prepararla anche voi a casa, e avete visto, è una torta semplicissima e abbastanza veloce da fare. Se dovesse esservi piaciuto il video, io vi invito a lasciarmi un like e iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella, così da rimanere aggiornati sui prossimi video che pubblicherò. Io direi che per questo video è tutto, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!